Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove. Oggi andrò a provare i Nestlé Kit Kat Pops Milk Chocolate, questi di qua. Pacco veramente molto piccolo, chiaramente di 40 grammi. Adesso andiamo a guardare nel dettaglio questa piccola confezione. Ok, eccomi qua con il Kit Kat Pops Milk Chocolate. Questa è la confezione, la scritta qua new. Possiamo notare qua Milk Chocolate. Ha la forma, diciamo, mi ricorda vagamente i Lion, quelli che avevano fatto una volta questo cioccolato in questo modo. Qua abbiamo tipo il disegnino del cioccolato, stessa cosa del cioccolato del Kit Kat normale. Qua è stato molto simile con Sustainable Source, Cocoa, così via. Qua poi abbiamo praticamente il livello calorico per la confezione che c'è più o meno. Per porzioni di 40 grammi che sono 200 calorie, che non sono neanche poche, sinceramente. Adesso cambiamo inquadratura da questa parte e qua abbiamo praticamente la scadenza. Scade ad agosto 2024, lo sto consumando verso fine maggio, quindi quando lo sto consumando è scaduto. Pacco da 40 grammi, come posso leggere qua. Qua abbiamo poi gli ingredienti, il numero verde e i siti, praticamente, scansione del prezzo. Poi qua abbiamo infine il valore nutrizionale del prodotto. Adesso vedrò di aprirlo, vediamo. In modo tale che non si sa. Ok. Ok, cosa è successo? Un piccolo incidente purtroppo in video. Ho rischiato veramente di farmi danno grosso dai punti. Mi sono appena tagliato. E vabbè, doveva andare così veramente. Ok, perfetto. Ma si è aperto almeno, sicuramente. Ok. Allora, vado a prenderne uno, però lo fa attiva. Sì, odore del classico Kit Kat, nulla di particolare. Qua ce n'è uno. La forma non sembra essere molto fedele visto che è più allungata invece di essere rotonda. Prendo qualche altro, vediamo se cambia. Questa magari sì. Sono un po' misti con la forma praticamente. No, mette a fuoco, ma che cavolo. Ok. Ok, adesso cambio inquadratura e li vado a provare. Ok, eccomi qua col Kit Kat Pops. Contro il dito, sperando che non esca ancora sangue perché mi è uscito un po' di sangue. Però mi sono fatto un piccolo taglio non netto, di esagerato, cioè nel senso un taglio fino a tanto di dito praticamente di lunghezza, non di larghezza, ripeto. Però è stato un po' profondo, quindi il dolore l'ho avuto, un po' di dolore l'ho avuto comunque. Sono, come dicevo, comunque cose che purtroppo possono succedere. Il tagliaino è veramente molto affilato. Questo che è allungato lo mordo per farvi vedere un pochettino all'interno. Non so se si nota il video, ma è abbastanza scuro rispetto a come la confezione, che dovrebbe essere molto visibile il waffle, un po' come Kit Kat normale. Questo è un po' più chiaro.
Conclusioni. Nestlé Kit Kat Pops Milk Chocolate, voto finale per me un 9 su 10. Perché 9 su 10 e non 10? Perché direi che l'idea di fare Kit Kat in questo modo è ottima. Sono anche ottimi i cioccolatini, visto che devono avere, diciamo, un po' il gusto originale che deve essere il Kit Kat. Mando il 9 perché è un'idea abbastanza copiata, perché ripeto, già esistono i Lion in questo formato a palline, e quindi diciamo che è come se hanno loro copiato la marca della Lion. Per questo do una penalizzazione, a mio avviso, di un punto almeno. Però ripeto, sono ottimi e ve li consiglio. Va bene, se questo video vi è piaciuto mi lascia un mi piace, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!